Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ormai ci siamo, ragazzi. Manca una settimana circa all'uscita ufficiale di Final Fantasy Ever Crisis. E quindi oggi sono qui per rispondere a tutte le vostre domande che potrete non solo fare nei commenti, ma che oggi vi espliciterò io in questo video, cercando di darvi tutte le risposte che ovviamente state cercando. Partiamo subito con il dire che cosa sarà ovviamente Ever Crisis e soprattutto quando uscirà Final Fantasy VII Ever Crisis. Quindi finalmente conosciamo la data di uscita di Final Fantasy VII Ever Crisis, che sarà per l'appunto il 7 settembre del 2023. Questa sarà un'avventura completamente free to play che potrà essere gestita interamente da giocatore singolo per dispositivi iOS e Android. Questo capitolo coprirà tutti gli eventi che verranno o che sono stati trattati in precedenza dai capitoli di First Soldier, Before Crisis, Crisis Core, l'originale Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus e Advent Children, quindi tutto il filone rappresentativo di Final Fantasy VII. Inoltre, Square Enix ha anche rivelato che includerà all'interno di questo titolo nuovi elementi di storia che verranno scritti direttamente da Kazushige Nojima. Quando uscirà ufficialmente Final Fantasy VII Ever Crisis? Ribadiamolo ancora una volta, la data di uscita di Final Fantasy VII Ever Crisis sarà il 7 settembre del 2023. È già possibile effettuare la preregistrazione dal Google Play Store o sull'App Store se siete iOS. Quali eventi tratta Final Fantasy VII Ever Crisis? In questo gioco si viaggerà all'indietro di 7 anni rispetto alla storia originale di Final Fantasy VII. Sarà un viaggio affascinante e arricchito dalle storie di Cloud, Zack e Sephiroth. Cloud era inizialmente un soldier e successivamente un mercenario. Si allea con l'organizzazione di Avalanche che cerca per l'appunto di combattere la Shinra. Non sa ancora, ovviamente, il protagonista che le sue azioni cambieranno il destino del mondo. Ci sarà anche Zack che ripercorrerà i suoi passi e permetterà a Cloud di diventare il Cloud che conosciamo, ma al tempo stesso si scoprirà anche il passato di Sephiroth, che non era mai stato raccontato prima. Final Fantasy VII Ever Crisis sarà un racconto epico che esplorerà i vari argomenti di potere, identità e oscurità che è presente in ognuno di noi. I destini dei personaggi si intrecceranno e daranno vita a una storia di proporzioni enormi. Quali sono i capitoli che comprenderanno Final Fantasy VII Ever Crisis? Partiamo da Final Fantasy VII The First Soldier, il gioco mobile Battle Royale che era ambientato esattamente 18 anni prima degli eventi di Final Fantasy VII. Il gioco si svolgeva nella città di Midgar, dove in generale veniva assunta come città, diventava per l'appunto un'arena per scegliere il nuovo candidato soldier in una simulazione di sopravvivenza. Il gioco poi successivamente purtroppo è stato chiuso l'11 gennaio del 2023. Before Crisis Final Fantasy VII, gioco mobile esclusivo che è per l'appunto stato riservato solo per il Giappone, lanciato nel 2004. Il gioco di Before Crisis segue i Turks, un gruppo di agenti segreti che lavorano per la Shinra, e gli eventi che vengono narrati si svolgono 6 anni prima degli eventi originali di Final Fantasy VII. Crisis Core Final Fantasy VII, il prequel ambientato ben 7 anni prima degli eventi della storia originale di Final Fantasy VII, che racconta la storia di Zack Fair. Square Enix inoltre ha pubblicato ovviamente Crisis Core su PSP nel 2007 e tra l'altro ancora oggi è uno dei giochi PSP più venduti di tutti i tempi. Per chi non ha la possibilità di poterlo giocare su PSP o recuperarlo su PSP, è disponibile la sua versione PS5 Crisis Core Reunion. L'originale Final Fantasy VII, che è il gioco che ha dato il via a tutto, titolo originale che è stato lanciato nel 1997 per PlayStation 1 e segue le avventure e tutte le vicende di Cloud, mercenario altamente incompreso che insieme ad un gruppo eterogeneo di altre persone che per l'appunto permettono di formare il gruppo inizialmente dell'Avalanche e poi il gruppo di eroi che salverà il mondo,
permetterà appunto di combattere inizialmente la Shira e poi successivamente un nemico ben più importante. Dirge of Cerberus, Final Fantasy VII, uno sparatutto in terza persona che segue le avventure di Vincent Valentine, un personaggio che abbiamo già avuto modo di conoscere all'interno della storia originale di Final Fantasy VII, gioco che uscì ai tempi per PlayStation 2 nel 2006 con diverse recensioni contrastanti. E poi infine Final Fantasy VII Advent Children, sequel del film ambientato esattamente 2 anni dopo gli eventi del gioco originale di Final Fantasy VII. La storia segue ancora le avventure di Cloud, che deve impedire a 3 figure cattive, chiamiamole così, deve impedire a loro di resuscitare Sephiroth. Ci sono molti dubbi sul come Advent Children verrà impostato come, e come soprattutto verrà inserito come compilation all'interno di Ever Crisis, dato che per l'appunto Advent Children è un film realizzato in tecnologia 3D digitale e non è mai stato utilizzato come materiale giocabile. Com'è il gameplay di Final Fantasy VII Ever Crisis? Un'intervista di Famitsu al direttore creativo del gioco Tetsuya Nomura ha rivelato che Ever Crisis sarà un titolo free to play con meccaniche gacha, un sistema di gioco evoluto ed ottimizzato per i dispositivi mobili. Final Fantasy VII Ever Crisis presenterà un sistema di combattimento frenetico basato su comandi e ispirata all'amata meccanica dell'Active Time Battle, ovvero l'ATB del gioco originale. I giocatori potranno in un qualche modo cimentarsi con elementi classici del gioco di ruolo come abilità, materie, invocazioni, interruzioni delle limit dei nostri avversari, tutte perfettamente integrate all'interno del gameplay. Il gioco presenterà anche comode funzioni adatte al gioco mobile, come la modalità automatica e la velocità aumentata delle battaglie, rendendo il gioco divertente ed accessibile anche per giocatori che si muovono, quindi in continuo spostamento. Il gioco offrirà sia la modalità battaglia in solitaria che quella in cooperativa, garantendo anche una certa flessibilità nelle preferenze di gioco, sia che si preferisca intraprendere un'impresa eroica da sola, sia che si voglia fare squadra con amici di tutto il mondo. Il gioco offre dei combattimenti entusiasmanti, è caratterizzato da un sistema di combattimento strategico e veloce, il cui tempismo e il processo decisionale saranno assolutamente importanti. Il sistema di monetizzazione del gioco ruota attorno allo sbloccare le armi e ovviamente vendere anche le armi e ovviamente ci si potrà aspettare in futuro di vedere altri contenuti non presenti nel gioco originale, quindi stiamo parlando anche di qualche collaborazione, tra cui armi speciali e dei veri e propri set di costumi che abbiamo potuto vedere già anche nei vari trailer. Come sarà strutturata la storia di Final Fantasy VII Ever Crisis? La storia di Final Fantasy VII Ever Crisis sarà divisa in diversi capitoli separati. Per esempio, la storia di Final Fantasy VII sarà divisa in 10 capitoli, dove la fuga di Midgar verrà introdotta nel terzo. Quindi già capite quanto saranno bene o male riassuntivi in un certo senso questi macro capitoli. Ever Crisis conterrà anche alcuni retroscena di Final Fantasy VII The First Soldier. Oltre a tutto questo, il gioco vanterà dei dungeon speciali da esplorare e battaglie da intraprendere che andranno al di là di ciò che era presente in Final Fantasy VII. Ed è questo che fa sembrare il titolo un po' più un remake piuttosto che una riproposizione originale, come abbiamo visto già in Final Fantasy VII Remake. Anche se, ovviamente, in Ever Crisis verranno utilizzati tutti gli arrangiamenti musicali originali del titolo di Final Fantasy VII o dei vari titoli che abbiamo avuto modo di poter già constatare e conoscere nel tempo. Chi produce e chi sviluppa Final Fantasy VII Ever Crisis? Final Fantasy VII Ever Crisis viene sviluppato da Applibot, che in collaborazione con il famoso editore di Square Enix. L'obiettivo centrale è quello di creare un'esperienza di gioco di alta qualità. Il team di sviluppo ha già annunciato, ovviamente, e ha già concluso anche un beta test, che purtroppo non sono riuscito a
procacciare, per raccogliere feedback e migliorare il gioco anche in base alle opinioni di tutti i giocatori beta tester. Ovviamente gli sviluppi andranno avanti fino alla fine della produzione originale e noi speriamo sempre che questo gioco possa essere un buon titolo da poter giocare ovviamente in live, da poter esplorare con i suoi contenuti anche con video offline, e sicuramente non mancherà la copertura di questo titolo ovviamente sul mio canale. Detto ciò, penso che non c'è altro che per il momento ci interessi sapere. Spero che questo video possa essere di vostro gradimento. Fatemi delle domande o comunque chiedetemi ciò che volete sapere più nello specifico di questo titolo. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me e spero di vedervi al day one con Final Fantasy VII Ever Crisis. Bye bye!